Las Niñas contro Napoli Energy Dream, parziale 1-1. Partita davvero molto bella. Andiamo da capitano De Falco. Capitano Nadia. Non sono il capitano, è Marianna. Ah, è Marianna. Nadia, ma è già peccato. Ok, tu peccato. 1-1, gran primo tempo. Incredibile, non ci avevo pensato. No, no, non è vero. State giocando con grande grinta. Siete passati in svantaggio, però grande reazione. Si è riuscito a recuperare. Grande pareggio. Avete sfiorato anche il vantaggio. Sfiorato, la prossima volta riusciremo ad andare in vantaggio. Sul secondo tempo abbiamo grandi speranze. Quindi il secondo tempo bisogna continuare così. Bisogna continuare così, anzi, ancora più forte, visto che ora ci stiamo un attimo riprendendo. Va bene, bocca al lupo ragazze. Andiamo a parlare con... Intanto massaggio a Capuano. Andiamo da Pignatelli. Andiamo da Pignatelli. Sì, sì, un secondo, silenzio un stampa. Secondo. Come silenzio stampa? Ragazze, siete passate in vantaggio. Poi cosa è successo? Loro grande grinta questa sera. Sì, sì. Mancano tante assenze, bravo, ricordiamolo, bravo. Però al di là di tutto la squadra, no, la squadra è competitiva anche questa sera. Assolutamente. Il livello per fortuna non è mai basso, solo che sono due nuove componenti, una ma due, nel senso che il portiere anche l'abbiamo cambiato già la seconda partita. Se giochiamo come sappiamo giocare, riuscite a portare a casa 3 punti. In bocca al lupo anche a voi ragazze, a dopo per le interviste finali. Siamo nel post partita del match Las Niñas Napoli Energy Dream, 3-1 per le Napoli Energy, migliore in campo. Alla mia destra Bombara Ilenia, autore di un gol e di una grandissima prestazione difensiva. Alla mia sinistra il portiere Las Niñas, che ha riscattato alla grande la partita un po' incerta dell'esordio, ha fatto un partitone soprattutto sull'area Capuano. Vabbè, ma l'area Capuano, io l'area Capuano abbiamo... Parliamo prima con te, comunque al di là di tutto la prestazione della squadra è stata molto positiva questa sera. Sì, diciamo che stiamo andando, cioè aspetta, stiamo andando bene, un po' relativa come cosa. Dal punto di vista della prestazione, non dei punti. Della prestazione è sicuramente migliore di molte squadre avute in passato. Assolutamente. Però le Napoli Energy Dream dovevano essere cattive, dovevano vincere solo 2-1 tipo, giusto per darci la possibilità di... Però le avete anche sciupato qualche occasione, poi vedete, sì, qualche. Qualche. Parecchi. Dal punto di vista personale, grande prestazione, cioè ti sei riscattato dalla grande. Sì, sì, della partita scorsa insomma. Però sono cattive, continuano ad essere crudeli. Va bene, una dedica particolare per la tua prestazione? Una dedica particolare... Ma vabbè, dai, la facciamo tutte quante. Le viste, le magliette aggressive, roar! Bellissimo. Quindi lo dico a tutte quante, roar, ragazze, roar! Non ancora? Adesso parliamo con Ilenia, seconda partita, già la prima partita hai fatto una grande gara. Diciamo che vengo da delle esperienze calcistiche si vede. Personali, questa è la prima volta che partecipo a un torneo, diciamo così. E come ti stai trovando nel nostro torneo? Sto trovando molto bene, sia nel torneo che nella mia squadra. È l'inizio, quindi stiamo ancora lavorando perché ci dobbiamo abituare un po' nei ruoli, nelle posizioni. Cerco di dare qualche briga alla squadra perché comunque vengo da Napoli, dalla partita Napoli, che comunque è una bella squadra. Ho più magari esperienze delle altre, comunque non c'è da chi ti ha portato in squadra? Chi ti ha il capitano della mia squadra, Checca. Ok. Quindi hai avuto esperienze passate, si vede in campo, la tua posizione è sempre stata quella sempre di sempre difensore, no, difensore centrale, però essendo piccolo il campo riesco a gestirlo meglio la terzina. Ancora complimenti, una dedica particolare anche per te, per questa brava prestazione? Una dedica, potrei fare molto di meglio, però va bene così. Addirittura, sì. Addirittura. So, le mie capacità e cerco sempre di fare meglio. Va bene, grazie. Tocca al lupo alle prossime gare, ciao.